Vi siete mai chiesti come rendere la navigazione tra i file e le cartelle su Mac più facile e veloce? In questo video vi svelerò tutti i segreti del Finder di macOS. Siete pronti? Iniziamo! Se siete utenti Mac, novizi o più esperti non importa, saprete che il Finder è uno strumento essenziale per navigare e gestire i file sul vostro computer. Ma ci sono molte funzionalità non troppo conosciute che potranno aiutarvi nell'utilizzo quotidiano. Iniziamo con un piccolo trucco, semplice quanto estremamente utile. Vi siete mai trovati a girare per le varie cartelle del vostro Mac alla ricerca di un file? Ed una volta trovato di non capire esattamente dove è posizionato? Fermi lì, non è necessario rifare tutto il percorso a ritroso. Basterà tenere premuto il tasto Command e cliccare sul titolo della cartella in alto nel Finder per vedere visualizzate, in ordine di livello, tutte le cartelle fino ad arrivare a quella attuale. In alternativa, potreste abilitare l'apposita funzionalità sul Finder, che vi consiglio di tenere sempre attiva, andando su Vista e cliccando su Mostra barra del percorso. Da questo momento in poi, in basso nel vostro Finder, verrà visualizzata la barra del percorso, che vi farà vedere sempre in tempo reale in quale punto del disco siete posizionati. Terzo modo a disposizione è quello di andare sul menu Vista e cliccare su Personalizza la barra strumenti. Qui ci appariranno una serie di funzioni aggiuntive per il Finder. Trasciniamo l'elemento percorso sulla barra degli strumenti ed abbiamo fatto. Ora avremo a disposizione un pulsante per navigare a ritroso sui percorsi. Se volessimo navigare indietro nel percorso del Finder, a questo punto avremo tre strumenti a disposizione. Il clic sul titolo tenendo premuto il tasto Command, l'elemento percorso sulla barra degli strumenti o semplicemente potremo cliccare su un punto del percorso all'interno della barra che abbiamo attivato in basso. O se volessimo tornare indietro di un solo livello, basterà utilizzare la combinazione da tastiera Command più freccia in alto. Ora abbiamo visto l'utilità della barra del percorso che abbiamo attivato in basso, ma c'è un'altra barra che secondo me vale la pena mantenere sempre attiva. Andiamo sul menu Vista e clicchiamo su Mostra la barra di stato. Una nuova barra apparirà in basso nel Finder, al cui interno potremo trovare informazioni su quanti elementi contiene la cartella, quanti elementi sono stati selezionati e quanto spazio è ancora disponibile su quello specifico disco. In aggiunta avremo a disposizione, in basso a destra, un piccolo slider che, quando siamo in vista icone, potremo utilizzare per ingrandire o rimpicciolire le icone della cartella corrente. Prima di continuare, vi rubo qualche istante per ricordarvi di mettere like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. È un gesto veloce e gratuito che aiuta il canale a crescere per portarvi sempre nuovi contenuti. Bene, ora apriamo una nuova finestra del Finder tramite l'apposita combinazione da tastiera Command più N o andando sul menu File e premendo su Nuova finestra del Finder. La nuova finestra si aprirà su un determinato percorso impostato di default dal sistema. Come possiamo cambiarlo? Andiamo sul menu del Finder ed apriamo Impostazioni. Nel menu Generali, sotto la voce Le nuove finestre del Finder mostrano, andiamo a selezionare dal menu a tendina una delle cartelle visualizzate o scegliamone una di nostra preferenza premendo su Altro e selezionando manualmente la cartella. Quando siamo nella più classica vista elenco ed abbiamo l'ordinamento per nome, vedremo che cartelle e file saranno mischiati fra di loro proprio in virtù di questo specifico ordinamento. Per rendere il tutto più usabile, basterà andare sul menu Finder ed aprire Impostazioni. Ora passiamo alla voce Avanzate e mettiamo la spunta alla voce Tieni le cartelle in alto nelle finestre quando ordini per nome. Da questo momento in avanti avremo all'inizio tutte le nostre cartelle ordinate per nome e successivamente tutti i nostri file sempre ordinati per nome. Badate bene però che se cambierete tipo di ordinamento, ad esempio per data di modifica o per tipo di file, questa funzione non sarà attiva. Passiamo ora alla visualizzazione per colonne. Uno dei problemi che potremmo riscontrare è che in caso di nomi dei file particolarmente lunghi,
ne visualizzeremo solamente una piccola parte. Per risolvere, potremo trascinare semplicemente la riga che separa le due colonne per arrivare alla larghezza di cui necessitiamo. Ma se invece facessimo un doppio clic sulla riga che separa le due colonne, in automatico si andrà a dimensionare della larghezza necessaria a visualizzare correttamente tutto il contenuto. Naturalmente, lo stesso varrà anche nella visualizzazione elenco. Vediamo ora come movimentare i file all'interno delle cartelle. Il modo più semplice per fare il copia e incolla di un file è quello di trascinarlo da una cartella all'altra. In alternativa, potremo utilizzare la scorciatoia da tastiera Command più C per copiare e Command più V per incollare nella destinazione. Ma se volessimo invece spostare un file senza effettuare una copia, per chi in precedenza ha utilizzato Windows, verrebbe subito in mente di provare Command più X per tagliare. In realtà, il comando taglia su Mac non c'è. Quindi, per procedere, dovremo copiare il nostro file con Command più C ed andarlo ad incollare con la combinazione da tastiera Option più Command più V. Così il file in questione verrà spostato e non copiato. E nel Finder, qualora sbagliassimo un'operazione, potremo sempre avvalerci del comando annulla. Per farlo, possiamo andare sul menu Modifica ed annullare l'ultima operazione, oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera Command più Z. Un'altra funzionalità molto interessante del Finder è quella delle cartelle Smart. Una cartella Smart è un tipo particolare di cartella il cui contenuto si aggiorna automaticamente, riempiendosi in base a dei criteri impostati. Vediamo come crearne una. La prima cosa da fare è aprire una nuova finestra del Finder. Clicchiamo sul File e selezioniamo la voce Nuova cartella Smart. Ora premiamo sul pulsante più che troviamo in alto a destra della cartella. Qui possiamo aggiungere tutti i parametri che vogliamo per creare la nostra ricerca di file personalizzata all'interno della cartella. Facciamo un esempio. Vogliamo far apparire in questa cartella tutte le immagini JPEG con un determinato nome all'interno del file. Quindi come parametro inseriremo tipo, poi immagine ed infine il formato JPEG. Così avremo filtrato tutte le immagini JPEG presenti nel sistema. Ora andiamo più in profondità ed aggiungiamo con il più un nuovo filtro. Ad esempio nome, poi contiene ed infine mettiamo ad esempio la parola iPhone. Premiamo su salva e scegliamo la posizione della nostra cartella Smart. Ora avremo una cartella con al suo interno tutte le immagini JPEG che contengono nel nome la parola iPhone, sempre aggiornata in tempo reale. Passiamo a vedere come poter potenziare la ricerca di file e cartelle grazie alle funzionalità avanzate del Finder. Per effettuare una normale ricerca basterà cliccare sul pulsante con la lente di ingrandimento in alto a sinistra ed inserire una parola chiave per la ricerca. In questo caso andrò ad inserire la parola chiave screenshot. I risultati che usciranno fuori saranno i più disparati, poiché la parola chiave verrà cercata sia nel nome del file che all'interno dei file stessi. Come fare quindi per avere un filtro avanzato? Premiamo su questo piccolo pulsante più in alto a destra, come abbiamo visto nelle cartelle Smart. A questo punto potremo filtrare per tipo di file, data, nome o contenuto. Il filtro più comune è quello per tipo di file e sulla destra indicheremo il tipo di file cercato, mettiamo immagine, ed ancora a fianco potremo selezionare il formato del file ricercato. Premendo invece sul filtro altro, ci si aprirà una finestra con una miriade di condizioni di ricerca che ci permetterà di far qualsivoglia tipo di ricerca avanzata. Inoltre poi potremo anche aggiungere più condizioni differenti continuando a premere sul tasto più. Ma non è finita qui. Se teniamo premuto il tasto Option, il più si tramuterà in un pulsante con tre puntini che attiverà una ricerca condizionale ancora più potente. Qui potremo impostare delle condizioni avanzate di ricerca. Ad esempio, potremo dirgli che la ricerca dovrà rispettare almeno una, tutte o nessuna, delle condizioni che gli indicheremo di seguito. In alto inseriamo ad esempio data di creazione, negli ultimi 7 giorni. Poi aggiungiamo la ricerca condizionale avanzata e mettiamo tipo immagine JPEG. Poi aggiungiamo tipo immagine PNG.
Così ci troverà tutti i file JPEG e PNG creati negli ultimi 7 giorni che contengono la parola chiave screenshot impostata in precedenza. Potentissimo, non credete? L'ultima cosa che affronteremo nel video di oggi sono le scorciatoie predefinite per raggiungere velocemente le cartelle più utilizzate del sistema. Di scorciatoie ce ne sono moltissime, ma vedremo solamente le più utili. Tutte si potranno attivare premendo Shift più Command più una lettera dell'alfabeto. Iniziamo da Shift più Command più A per aprire la cartella applicazioni. Shift più Command più D aprirà la cartella scrivania. Shift più Command più I servirà ad aprire iCloud Drive. Shift più Command più O aprirà la cartella documenti, mentre Shift più Command più R aprirà AirDrop. Tutte le altre scorciatoie da tastiera ve le lascio qui in sovraimpressione. Bene, spero che anche il video di oggi vi sia stato particolarmente utile. Avete altre domande o conoscete altre funzionalità nascoste del Finder? Scrivetele pure qui sotto nei commenti. Se il contenuto di oggi vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi altri video come questo. Noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.